abbiamo effettuato il check-in, siamo a Milano Malpensa, quest'anno sarà due videomakers a New York perché il terzo c'è ma non vuole farsi vedere. Finalmente arrivati, si può vedere dal panorama. La cameretta com'è, Tiziano? Ti piace? Va bene? La giornata oggi ha inizio, andiamo a fare le interviste in giro a New York. No, perché qualcuno ci ha detto: mi raccomando, venite 10 minuti prima. Non è colpa mia. Perché non è mai colpa di una donna. Che ricordatevi. Venga messo agli atti. Esatto. Ma sei te quella dei 10 minuti prima che arriva 20 minuti dopo? Non è vero. Esattamente, sotto la Freedom. Andiamo a fare colazione. Ho chiesto una brioche con la crema, mi è arrivato questa. Come potete vedere siamo a Lower Manhattan, quindi la parte bassa della penisola. Ci abbiamo la Freedom Tower che inneggia su questa parte di quartiere. L'hotel dove siamo noi, che è quello. E poi grattacieli finché ne vuoi. Praticamente su questo lato abbiamo l'Hudson River e sull'altro lato abbiamo l'East River. L'attrezzatura è pronta, siamo pronti per andare a fare le interviste negli studi di architettura. Probabilmente attraverseremo il ponte di Brooklyn per andare a fare queste interviste e questo è l'East River. Sembra che siamo arrivati a destinazione. Questa è la location, siamo vicini a Little Italy, Chinatown, via di mezzo. Il lavalier sono a posto, la camera è settata, adesso arriveranno le persone da intervistare. Noi siamo pronti. Noi siamo pronti. Tutto ok Tiziano? Sì, manca qualcosa? Okay. No. Abbiamo preso tutto? Abbiamo preso tutto. Abbiamo finito il lavoro. Sembra incredibile. A posto ragazzi. Insomma questa l'abbiamo fatta, è andata bene, direi, fatta il caldo. E siamo costretti a tenere la canottiera perché poi sali in taxi e ci sono meno 20 gradi e quindi uno deve tenere la cosiddetta maglia della salute a una certa età. Benvenuti a Dumbo, quartiere di Brooklyn. Starbucks non ci ha convinto con le sue insalatine finte. Allora stiamo andando in un altro posto, che secondo me è più triste dell'altro. Si chiama Peas and Pickles. Il nostro pranzo oggi è bello di corsa, tra prodotti locali, attrezzatura, tavolino da 50 cm quadrati. Bello studio di architettura a Brooklyn, sull'East Side River. E questo è il mio rooftop personale, guardate qua che vista su New York, su Manhattan. In questo ufficio ogni dipendente è importante al punto di farsi un mini me. Stiamo andando in albergo perché le interviste sono finite per oggi. È ora di andare a cena, ci siamo preparati, cioè in realtà io sono vestito uguale perché avevamo 5 minuti di tempo per prepararci. Allora Tiziano, come location dove ti ho portato questa sera a cena, come ti sembra? Niente male. Adesso siamo a Tribeca, che sta per Triangle Below Canal, perché adesso abbiamo Canal Street, ma una volta c'era un vero canale che attraversava Manhattan in senso trasversale. È diventata estremamente fancy, ci sono un sacco di star che vogliono venire ad abitare qua. Una volta era una zona un po' degradata, ma adesso è stata riqualificata e tutti vogliono venire in questa zona che è molto cool. È preparata, eh? E camminando il paesaggio cambia continuamente. Questa era una zona di macellai, da qui meat, che sta per carne, packing, perché la producevano, e quindi ha tenuto questo nome perché era veramente pieno di macellerie. Ci sono molti edifici industriali che adesso sono stati riconvertiti a residenze. Meat packing, quindi siamo in carne impacchettata, in poche parole. Distretto della carne impacchettata. Distretto della carne impacchettata, che bel nome. In pieno New York abbiamo trovato un posto dove mangiare che si chiama Dos Caminos, messicano.
Así podemos hablar español e entenderse muy bien. Dove vi porto, ragazzi? Dove vi porto? Siamo nel secondo e ultimo studio e la vista qua si spreca, ragazzi. È una cosa incredibile, in questo studio abbiamo intervistato la persona che ha progettato la pasta 3D per la Barilla che vedremo presto al supermercato. Purtroppo non vi posso far vedere le immagini perché ancora il progetto è segretato. Excuse me, sir. Where are you going? 85 West Street Marriott Downtown. Quella che si vede lì, quella parte lì sopraelevata, praticamente la High Line è una sorta di parco sopraelevato, è la vecchia metropolitana di New York in disuso, ma a differenza nostra che lasciamo delle strutture abbandonate per decenni, a New York hanno preso e fatto un parco lungo chilometri, lungo tutta la vecchia linea della metro. Bellissimo, l'ho già visto l'anno scorso, fantastico, ne vale veramente la pena. Giornata libera, andiamo in giro per New York. A quanto pare Trump anche qui è famoso per la sua chioma. Questo monumento è stato fatto da Calatrava, infatti come potete notare c'è una certa somiglianza con la stazione mediopadana di Reggio Emilia. E se non fosse abbastanza grande, questo monumento si estende ancora di più nei sotterranei. Da qui è possibile prendere anche la metro per andare in più direzioni su Manhattan. Il Metropolitan Museum, uno dei musei più belli che ci sono a New York, a parte il Guggenheim che è poco distante, l'abbiamo visto l'anno scorso. L'atrio di questo museo immenso, direi molto interessante. Dopo questa breve visita all'ingresso del museo, mi dirigo verso Central Park. Questa è solo una parte molto piccola di Central Park, eppure e a perdita d'occhio. Io volevo andare allo zoo, ma obiettivamente non so se ci arriverò mai, perché lo zoo è qua. Io sono qua. No, ditemi voi se non è un posto magnifico, nonché romantico, oserei dire. Quindi se volete portare la vostra donna in un posto molto romantico, Central Park è il posto giusto. Guardate voi. Well, I am in the other side of the lake and this is the view. Obiettivamente New York è una città che ti stupisce sempre, c'è sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa da vedere, posti magnifici da vedere, ha un'aria magica. E questo è l'ingresso ufficiale del Central Park Zoo di New York. E si torna in Italia.